adesso siamo tornati nel passato. Per ora la registrazione sta reggendo, nonostante il caricamento. Vediamo, speriamo bene. Parla con bei tempi, ma che cazzo di nuovi c'hanno? Bello! Chiede se la scarpinata dal villaggio è stata stancante. Si domanda se la tua muma sa dove sei. Lui invece pensa di sì, anche se il tuo cuore comincia già ad annerirsi. Niente al mondo è più potente dell'amore di una muma. Capisce perché hai fatto la fatica di arrivare fin qui per trovare i patatoidi. I patatoidi, ma che Gli cazzo? incredibili patatoidi o nono, legati inestricabilmente a questo alberello, sono la sua foto. Patatoido su noi. Ciao Elvis. Ok. Ma che cazzo? Perché c'era Elvis che si chiama Bei Tempi e parla cantando. Ma che cazzo di droga si sono fumati questi? Mamma mia. Ma come vedete il gioco graficamente non è che sia wow, è il gioco più bello del mondo o cose di questo genere, ma perché è stato fatto da un team molto piccolo. Non so di quante persone, ma un team piccolissimo. Non stiamo parlando di 100, 200 persone, stiamo parlando tipo 15, qualcosa del genere. Quindi ovviamente è quasi un indie più che un... Molti li considerano un doppia A, però in realtà è un indie. Ne hai Ok. trovato uno, è Ok, roba da un va gruppo. bene. Ma cosa sono questi rumori che... Ma che cazzo... Vieni qua. Maneggi quella rete come se non avessi fatto altro nella vita. Io maneggio Sei reti nella molto vita. Lì, ecco, colpito. vado a caccia di farfalle. Chiunque sia disposto ad aiutarlo è il benvenuto. Restano un po'. Dai, quanti ne servono? Oh, avrà bisogno di un afflusso continuo di chi per i prossimi 20-12 mesi. In Beh, che cazzo è? sostanza, tantissimi. Spera che un giorno l'albero sarà alto a sufficienza da sostenere il mondo intero. Va bene. Il tuo compito di oggi però è più semplice. Convincere questo patatoide a Ok. fondersi. Dai, andiamo a convincere il patatoide a fondersi con l'albero. Ma l'acqua mi fa male. L'acqua pulita, intendo. Quella di prima era acqua sporca. Sporca, sporca. Tutturutturutturu. E la Madonna. Alla faccia delle radici. Ora che hai visto con i tuoi occhi la fusione tra un nono e l'albero, ogni dubbio dovrebbe essere scomparso dalla tua mente. Ti ha perso di vista per un attimo, ma nessun ricordo è isolato. Sono tutti parte di un'unica pista da Va seguire. bene. Tamuk gabamuktab. Kotuvon ko Ok. komvunkonu. Ricorda ogni singolo giorno passato a curare l'albero della vita. Ora però teme che sia stato tutto vano. Mopu far kobi. L'albero cominciò a morire all'inizio della fine E dei ci sono in tempi Mangiamondo. e qualche tempo. Iboda kelmok. Ora, questa Koyedu. prima parte è molto, Ovunkonu. molto L'evoluzione discorsiva. Più genetica, avanti, teoricamente, dovrebbe attivata essere molto più dall'apocalisse action. È scatenata dalla soltanto perché è la parte Johnson iniziale. Corporation, mise per così dire il turbo al DNA dei Mangiamondo. Che ci può stare, perché comunque ci devono spiegare tutte le cose. Questo ci fa vedere la mappa dove ci... Il suo Vediamo... amico Gizmo sta lavorando su un Pachisbuf, Mecton Pachisbuf. e ha bisogno di una mano per sconfiggere il Pachisbuffo all'estremità della radice ovest. Va bene. Wiz sta ancora Buio riparando il sbuffo. suo Ok, si chiamano protode sbuffi. per Va affrontare il bene. buio sbuffo che dimora nascosto Pachisbuffo, nell'abisso buio all'estremità sbuffo. della radice nord-ovest. Poi. Noko ha domande Unghio urgenti. sbuffo. E si sta I preparando nomi per sono affrontare favolosi. l'unghio sbuffo all'estremità della radice est. I nomi sono veramente favolosi. Finalmente Porco tutto ha quasi finito sbuffo. con il melmo scafo, una macchina capace di Mamma solcare mia. le onde sulla spuma e raggiungere il porco sbuffo Come all'estremità della vedete, radice sud-est. ci sono le quattro radici agli angoli. E ci sono gli sbuffi. Ovest. Ci dà anche il retino per...
Va bene. Per raccattare quelli. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro da prendere, lottare, fare qui dentro. Nuova missione principale, il destino del mondo. Ci possiamo uscire? Prendendo la zampa. Perfetto. E adesso possiamo uscire. Ok, bello, bello, molto bello. I suoi giorni sono contati. Senza aiuto. Va bene. Dobbiamo andare, quindi la nostra missione principale è andare da quei quattro radici. Nel frattempo ci sarà pieno di cose da fare in giro e cose varie. Va bene, dai, ci può stare. Classico open world dove hai la missione principale che di solito è salva il mondo e poi c'hai tutte le missioncine secondarie che trovi in giro che ti permetteranno di fare cose più piccole e tante altre cose. Bisogna vedere se ci sono dei teletrasporti, ma penso di sì, perché comunque forse questi qua saranno dei teletrasporti stradali, utili per chi ha poca dimestichezza con le mappe. Va bene, andiamo. Il cartello, interagiamo. Ma ci stiamo pisciando. Ok, cartelli, trovare i cartelli per i punti di interesse. Interdici con il cartello per sbloccare. Seleziona il cartello sbloccato per raggiungerlo immediatamente. Per aprire la mappa, premi. Non mi ricordo che tasto sia perché non ho il controllo dell'Xbox. Va bene, piazza indicatore. Tu sei qui, spostamento rapido, va bene. Che bello che abbiamo pisciato. Beh, siamo animali, quindi nessuno può dirci nulla. Va bene. Quindi è un open world, prendiamolo come tale. Questo è brutto però. Minchia se è brutto. E chi cacchio è adesso questo? Proprio così. Porca miseria ladra. Quello deve essere il mangiamondo che ha rosicchiato la gamba di Obsoleto. Porca miseria ladra. Un gran trucco per abbatterlo. Oh mamma mia, ogni due secondi. Segno su queste terre nel corso del tempo. Quello non è né il primo né l'ultimo villaggio che si lascia. Va bene. Mamma mia. Guarda. Niente, ogni due secondi. Non è uscito vivo. È narrato da Gianni. Ciao Gianni. Ha sentito le storie su come i Mangiamondo stiano terrorizzando le altre enclave, ma non si sarebbe mai aspettato di vederne uno arrivare fin qui. Il tuo equilibrio interiore è basato su due metà, che insieme rappresentano l'unità che scorre in tutto. Potremmo manifestare questo equilibrio, va bene, tramite i dialoghi, le scelte, quindi se essere cattivo, essere buono, ci può stare. Se le cose andranno. Io non so se fare il cattivo o il buono. Anche se l'albero della vita resisterà all'attacco. Non so cosa cambia, sinceramente. So che cambia la storia. Conosci il tuo legame con questo luogo, ma è chiaro che tu ne abbia passate tante e che hai continuato a seguire il... Tagli. 35 prigionieri, santuari psionici per ottenere punti psi, PSI. Da utilizzare per sbloccare i poteri psionici. Oh mamma mia, sono tante, veramente tante cose. Ma proprio tante, tante cose. Dai, facciamo i bravi. Tanto so già che voi che siete guardando il video dite, ma vedi che fai buono. Facciamo i buoni. Una scintilla di luce che sembra ancora splendere in te. Ah, mamma mia. Anche Kira poi... Una scintilla di luce in te. Cosa di bello questa luce? Quando la guardi. Che bello il Kira. Sempre meno che essere costretti a guardare te. La butti sempre sul personale. E tu fai sempre finta che non lo sia. Va bene, avete finito voi due? Va bene, dai, andiamo per la luce, che sennò poi se lo dico a Kira... Boh, Kira vede questi video poi non mi parla più. Ok. Natro. Va bene, ho capito. Mi fa tutto sto Bardan? Mi fai giocare. Deve aver perso qualcosa di importante. Posso giocare? Oh mamma mia. Bonucci. Spostiamo l'equilibrio. Dai. Andiamo con i miriadi. Crede che i sifu delle tribù specialmente. Quanti discorsi io vorrei giocare. Lasciare che i Mangiamondo abbattano l'albero della vita fa parte del piano. Ok, sì. Sono convinto. Quanto? Chi se ne frega. Resterà ad attenderti alla base dell'albero della vita.
Va bene, obsoleto, ci penso io. Va bene. Orca paletta, seguire la missione. Apri il diario. Allora. Porca miseria. Un altro mondo. Vabbè, quella poi. Ok. Il conflitto tribale. E l'albero della vita. Un altro mondo invece parla con il sifo delle miriadi. Voglio andare con quelle delle miriadi. Io per il momento voglio andare qua. Quindi piazziamo gli indicatori lì. Poi facciamo così. Volevo andare un attimino a vedere le secondarie. Per ora le abbiamo fatte tutte. Va bene. Diamo un salvataggio e andiamo avanti. Ah, a proposito di... Invece non attrezzatura, inventario non mi interessa. Ho livellato, non credo. Oh, porca miseria, mi fate giocate. O entri nel tunnel o vai per il motoponte. Cosa scegli? Il motoponte. Però, mamma mia, che palle. Vaga oscurità. No, però no, aspetta, no, scherzavo. Passaci sopra e basta. No, devo andare di là io. Mamma mia, sto narratore parla ogni 2 nanosecondi. Scende tantissimo la stamina in acqua. Ancora dei tunnel naturali del ok. La maggior parte è stata allagata. Ok. Sì, questa prima parte sicuramente adesso saremo già al secondo video. È molto discorsiva, molto più discorsiva che d'azione. Io adesso sconfiggo... Chi devo sconfiggere? Penso che devo sconfiggere questi. Beh, ma se no vi sconfigo tutti, eh. Non mi attaccate, se no vi sconfigo tutti. Niente, mi tocca sconfiggerli tutti. Ah, vabbè, vi sconfiggerò tutti, cosa vi devo dire? Anche se siete un po' forti, però vabbè. Io però teoricamente sarei con voi, penso. Ok. Quindi non volevo sconfiggervi proprio tutti, devo sconfiggere questi qua. E vai a cagare. Visto che vi sto dando una mano. Porca paletta, non si capisce niente. Mi spiace di aver ucciso uno di quei, teoricamente, dei miei compagni. Però mi ha attaccato. Cioè, in realtà sono io che ho attaccato lui, ma non volevo. Ok, non mi combattete? Grazie. Ho ammazzato uno dei vostri, ma non fateci caso. Allora, abbiamo livellato, quindi andiamo subito a potenziarci. Cosa ci diamo? Io gli darei un 10% di... Allora, agilità no. Forse di fortuna. Mi sembra un miglioramento. Sì, anche a me sembra un miglioramento. Va bene. Va bene. Quindi L2 più cerchio. Bella, bella, ci sta, ci sta. Ok. Quindi diciamo che adesso sto andando, sto prendendo la mia via. Quest'area era andando coi miriadi. Prima che iniziasse il conflitto tribale. Guarda la ora. No, niente, pensavo di aver visto del loot. Zona di guerra. Sì, effettivamente sembra un po' tipo la prima guerra mondiale con le trincee. Secondo me hanno voluto rimandare proprio a quello. Puoi avvicinarti? Fidano degli sconosciuti. Perché c'è una guerra in corso. Dice che sono in molti a chiedere udienza al Sifu. Ma che per tua fortuna oggi è il giorno dell'udienza. Guarda un po', proprio oggi è il giorno dell'udienza pubblica. Andiamo su udienza pubblica. Vediamo un po', schieriamoci con questo gruppo qua. Dai. Simpatico. Sipi? La fanen a Ginkanman. Che bella voce. I miriadi agiscono basandosi sulla comprensione del bene superiore e di un codice d'onore. Ok. Credono che l'unificazione delle tribù sia l'unica. Va bene, dai. Per ristabilire la pace. Va bene, lo credo anch'io. Il Sifu è convinto che sconfiggere il Mangiamondo e salvare l'albero della vita sia l'unica via per rendere il mondo un posto migliore. Va bene, ci può stare. Non è una brutta idea. Ti dà il benvenuto nella fortezza dei Grazie. Miriadi, e si presenta come il Sifu della tribù.
Comunque sperava che ti facessi vedere. Da quando hai oltrepassato il grande muro, da una fessura nel bunker 101, la tua fama da Ronin vigilante ti precede. Ah, quello era il grande muro. Okay. Il muro tra loro e l'aldilato. L'aldilato. Da cui provieni, crede che il tempo passato lì abbia creato un vuoto nella tua memoria, deserto e spoglio come la desolazione stessa. È convinto che il tuo ritorno non sia un caso ed è felice della tua scelta. Va bene. Qualcosa nel tuo spirito fa riaffiorare i ricordi che ha della tua infanzia. La bontà, che bello, amore, fiori. Le ammazzo tutti. Il Sifu dice che a volte da un ricordo può prendere vita un'altra. Gli chiediamo la mia muma. La tua muma ha inventato il Wung Fu. Il Wung Fu, bello. Comprendeva il combattimento corpo a corpo e sei armi. Il boomerang, lo shuriken, l'arco, il bastone, il nunchaku e la catena. Il nunchaku è quello che mi piace di più. Il Sifu dice che è ora di lasciarci alle spalle il passato, almeno per ora. La terra è irrequieta e il... Vabbè. I miriadi vogliono che le tribù siano... Va bene, bisogna unire le tribù, ok. Il obiettivo è perseguire... Dice che deve esserci un lato oscuro. Dai. Per esaltare la purezza della luce. E promette che questa trionfa... Dai, mi unisco ai miriadi. Questo è ciò che spera. E ti ringrazia per aver... Va bene. Scusate se taglio un pochino stretto, ma veramente ci stiamo perdendo più tempo. Di qualcosa che cambiasse in loro favore le sorti del conflitto. Ora che sei al loro fianco... È convinto che tu possa... Ma devo convincerli a darmi. I miriadi sono stati posti qui per assolvere uno scopo. Scelti per unire le tribù e controllare il proprio destino. La tribù... Va bene. Alleanza stretta con la fazione dei miriadi. Perfetto. Adesso posso giocare un po'. Vorrei giocare. La loro gente è a corto di opzioni e con le spalle al muro. Persino coloro che desideravano la pace sono stati costretti a prepararsi alla guerra. Potrebbero portare loro la guerra. Va bene. Per poter sfidare il Sifo rivale nella sua fortezza, devi prima conquistare gli avamposti. Oh mamma mia, va bene. A sufficienza la sua tribù. Ok. Va bene, lo posso fare. Va bene, quello è il nostro cattivo per questa run. Poi viceversa per l'altra run. Ma non c'è audio. Anche se non condividi i loro valori, sperano che li comanderai con misericordia. Sì. L'esito del... È proprio nelle mie mani. Sono uno straniero, mi ha dato l'esito della guerra nelle mie mani. Dice di non aver paura. Il tuo destino non può esserti sottratto. Conquista gli avamposti. Una volta conquistati gli avamposti dei rivali, sfiderai il loro sifo per unire le nostre tribù. Va bene. Sfidare per unire, sì, alla fine vogliono pace e cose varie, poi tanto si fa la guerra. Va bene, dai. I miriadi vogliono che le tribù siano... Va bene. Sì. Basta. Non può per non aver ricordato. Tuttavia avverte la quiete di qualcosa che si è... Ok, Gesù santo, abbiamo finito. Ok, possiamo continuare a giocare un po' per fortuna.